Ilaria Zanardi, presidente nazionale di Pint of Science, una manifestazione internazionale che per il terzo anno arriva a Genova. E di cosa si tratta? Allora, noi facciamo parte di questo festival internazionale della divulgazione scientifica, che se non è il più grande, è sicuramente il più esteso, perché avviene contemporaneamente oggi, domani e ieri in 11 paesi del mondo, 175 città. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi fa la ricerca in prima persona, quindi i ricercatori, vanno al pub per parlare della loro ricerca. Quindi vogliamo un pochettino appiattire quel gradino che c'è tra la cattedra e una lezione, e invece portare tutti a bersi una birra e parlare del presente e del futuro della nostra società. Bene, una manifestazione quindi che entra proprio nel cuore della città, e in questi due giorni di che cosa si parlerà? Quali sono gli argomenti che affronterete? Diciamo che abbiamo un raggio di argomenti molto ampio, perché andiamo dalla fisica alla medicina, passando per le scienze del mare, e quindi stasera, se volete guardare, appunto sentire parlare di scienze marine, dall'Orso in via San Bernardo si parlerà del Mediterraneo profondo, quindi cosa c'è veramente nel fondo del nostro mare. Altrimenti, se volete qualcosa di più medico, potete andare a sentire parlare di cancro all'HB, o altrimenti di fisica e di viaggi interstellari all'oltreconfine, caffè di Piazza San Lorenzo. Com'è la risposta della città, anche in base alle ultime esperienze che avete avuto in questi anni? Insomma, c'è tanta partecipazione, tanto interesse? Beh, sai, Genova è un pubblico facile, perché è un pubblico molto abituato a sentire parlare di scienza, sentire parlare bene, sentire parlare di scienza anche a volte anche un po' più tecnica. Questo è proprio un evento in cui chiunque può capire, e certo, gli altri anni siamo stati invasi, non avevamo le sedie per tutti. La cosa più bella che ti puoi sentire dire da un oste dopo, ecco, questa birra è gratis, è: abbiamo finito le sedie, non so più dove mettere la gente. Quindi sì, il pubblico genovese è sempre molto caldo, e speriamo che quest'anno continui così, perché... E come ospiti, diciamo, chi è che sarà poi a parlare, i relatori in queste serate? I relatori sono dei ricercatori che fanno la ricerca veramente, quindi non abbiamo dei nomi di superstar, non abbiamo dei divulgatori, abbiamo proprio chi la scienza la fa in prima persona, in laboratori, quotidianamente, e ci parlerà anche di quello, della gioia, della scoperta, ma anche un pochettino di come va avanti tutti i giorni la ricerca a Genova e in Italia. Bene, grazie a Ilaria Zanardi per essere stata con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi del caffè.